Katarina. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Just how long is the list? Is the list of the lips you kiss? Ah, ha. Oh, how happy my heart would be if I knew that you loved just me. Say it's true, say you do, Katarina. Con Napoli Blog questa settimana ci immergiamo nel cuore di una Napoli millenaria. Siamo in pieno Decumano Maggiore, ovvero in via Tribunali, dove dal 1935 la pasticceria Mazzaro, oggi scaramanticamente Mazz, con le sue specialità dolciarie, si lega agli usi, ai costumi e ai gusti di un popolo davvero senza tempo. Ed eccoci seduti in via dei Tribunali, all'esterno della famosa e storica pasticceria Mazzaro, oggi scaramanticamente, come dicevo, Mazz. Siamo in compagnia dei rappresentanti del nuovo corso di questo storico locale, Ivan Mazzaro e Guglielmo Mazzaro. Alle nostre spalle un po' il simbolo della rinascita di questa zona, il Pulcinella del famoso scultore Lello Esposito. Ivan Mazzaro, brevemente la storia della pasticceria Mazzaro, oggi Mazz. Sì, è un'antica pasticceria. Siamo presenti nel centro storico di Napoli dal 1935, fondata da mio nonno Guglielmo, di cui il nome di mio fratello Guglielmo, che fondò questa pasticceria come tentativo dopo aver per tanti anni avuto una torrefazione qui al centro storico, poi portata avanti da mio padre Vittorio e poi siamo entrati Guglielmo ed io qualche anno fa. Adesso abbiamo ricreato un concetto nuovo, fresco, più dinamico, anche grazie all'ingresso dell'altro socio Dario, e abbiamo voluto dare un messaggio di profondo cambiamento al centro storico, alla tradizione dolciaria di Napoli, e speriamo in un'accoglienza diversa ai turisti che vorranno farci visita prossimamente. Guglielmo Mazzaro, altro rappresentante di questo nuovo corso, di questa storica pasticceria di via Tribunali. Quindi parlavamo di una tradizione che si associa ad un'innovazione. Sì, assolutamente sì, un'innovazione nel modo di porsi, ma una tradizione nel prodotto e nella qualità. Quindi manteniamo gli stessi standard, anzi diventiamo quasi spartani nel fare la sfogliatella e il babà nel modo in cui si faceva in passato, però proponendola, offrendola in un modo fresco, in un modo nuovo, insomma, che sia più appetibile per i turisti, perché questo in tutta franchezza è il nostro target oggi, quello, insomma, di attirare più turisti possibili, perché insomma crediamo nella nuova Napoli che nasce sulle vecchie pietre della Napoli di prima, che non vogliamo neanche parlare. Vogliamo una nuova Napoli piena di turisti, di giovani e che sia di nuovo un polo imprenditoriale. Mio fratello era emigrato, è andato fuori a Milano, è tornato da bancario a Milano, imprenditore a Napoli, insomma, e vediamo e speriamo, e sicuramente sarà un successo, anche perché noi ci abbiamo Mazz di nome, di fatto, di cognome e nel nome del negozio. Ivan Mazzaro, un punto di aggregazione oltre che un punto di riferimento per gli amanti delle cose dolci, della pasticceria e delle specialità dolciari. Difatti siamo ad uno dei tavolini all'esterno della pasticceria Mazz, che rappresenteranno davvero un punto di incontro, un punto di aggregazione per la gente che ama la Napoli antica, che ama la Napoli ancora fatta di cose buone. Certo, il nostro obiettivo è creare un connubio tra tradizione dolciaria e cultura. Di qui la nostra idea di accogliere all'interno dei nostri locali manifestazioni culturali, mostre fotografiche, presentazioni di libri, eventi teatrali, perché noi crediamo che Napoli debba essere valorizzata nelle sue radici e nei suoi elementi, cultura, storia e tradizioni gastronomiche. Ed eccoci all'interno della pasticceria Mazz in via Tribunali per ribadire questo punto di aggregazione che è sempre più amato dai napoletani qui nell'antico Decumano Maggiore. Un ambiente davvero accogliente, raffinato e tradizionale al tempo stesso. Ivan Mazzaro, in questi locali vi sono tanti progetti in programma, ce ne puoi accennare qualcuno? Intendiamo accogliere, grazie, in questi locali una serie di incontri culturali, presentazioni di libri, mostre fotografiche, il tutto incentrato sulla storia di Napoli e le tradizioni che la caratterizzano,
grazie al contributo di vari amici, presenteremo degli incontri relativi alla storia dei dolci napoletani, alle tradizioni del centro storico e, perché no, anche alla storia e alla cultura del centro storico, il tutto avendo come elemento centrale la storia di Napoli e le sue tradizioni. Pensiamo di rappresentare in questo un elemento di novità. Sono pochi i soggetti che intendono mettere assieme la cultura e le tradizioni culturali. Noi ci riusciremo. E a parte questo, naturalmente, dolce connubio tra cultura e una Napoli gastronomica e pasticcera, le specialità di Mazz. Sì, le nostre specialità sono quelle della tradizione napoletana. Il babà, la sfogliatella, le zeppole, il tutto condito da un concetto di accoglienza nuovo. Mazz è sempre aperto, naturalmente. Sì, siamo sempre aperti e anche alla sera diamo anche un tocco di musica alla sosta dolciaria. Tant'è vero che presentiamo anche degli incontri con musica jazz, blues, creando anche un momento di sosta diverso alla sera. Ed eccoci nel cuore della pasticceria Mazzaro in via Tribunali. Siamo in compagnia del maestro pasticcere Guglielmo Mazzaro. Beh, un po' di Mazz ci vuole sempre. Questo nuovo corso scaramantico di questa storica pasticceria porta davvero bene, come portano bene le specialità di Guglielmo. Maestro pasticcere, pastry chef, ma quali sono le tue specialità? Allora, le nostre specialità, le mie specialità sono i dolci tipici napoletani, la pastiera, il babà e la sfogliatella. Oggi volevo un attimino fare qualche accenno in particolare sulla sfogliatella e sul babà, un po' come nasce la sfogliatella e perché si fa in un certo modo, e la stessa cosa faremo per il babà. Per quello che riguarda la sfogliatella, la tradizione vuole che nasce verso la fine del 1600 in un convento sulla costiera amalfitana, nel convento di Santa Rosa. Vuole che sempre la tradizione, una delle suore addette al refettorio, con ciò che era avanzato nella dispensa, quindi i prodotti che possiamo trovare in una dispensa di un monastero, il semolino, la farina, lo zucchero, la ricotta, insomma gli ingredienti, comincia a fare un ripieno da poter poi servire alle proprie colleghe, insomma le altre suore. E comincia a preparare questo ripieno. Il ripieno della sfogliatella, l'ingrediente principale, è la semola, che si va a preparare da prima sul fuoco, la si cuoce. Una volta raffreddata si ottiene un impasto che è molto simile a questo, cioè è proprio questo. Questo è un impasto di semola cotta e frutta candita. Questo impasto preparato e raffreddato, semola cotta e frutta candita, viene poi amalgamato con l'altro elemento principe della sfogliatella, che è la ricotta. Viene amalgamato in parti uguali, quindi andremo a mettere circa 200 g di semola con 200 g di ricotta, che andrà a essere stemperata. Lo facciamo proprio come lo si faceva una volta, senza usare i macchinari, lo facciamo a mano. La mano fa in modo che qualsiasi grumo della ricotta vada ad essere ben amalgamato con quello che è la semola. Una volta sentito sotto la mano che l'impasto non ha più nessun grumo, andiamo poi ad amalgamare gli altri elementi che di norma troviamo in una semplice cucina. Sempre circa 200 g di zucchero, anche la sequenza degli impasti, la sequenza dei prodotti che va inserita è quella, quindi semola e ricotta, dopodiché andremo a inserire poi lo zucchero. Questo fa in modo che non si creino grumi e che l'impasto diventi con la giusta consistenza. Ciò che va poi aggiunto sono le uova. Di norma noi usiamo dei formati standard, ogni uovo è circa 50 g, quindi per 200 g di ricotta, 200 g di semola, andiamo a inserire 50 g di uovo,
come si diceva, adesso lo facciamo a mano proprio per richiamare, diciamo, il vecchio procedimento, e abbiamo ottenuto così il nostro impasto, che è una crema, se così vogliamo definire, una crema fatta di semola, uova, zucchero, ricotta, farina, e l'ingrediente principale di questo, diciamo l'essenza principale di questo ripieno, poi sarà la cannella, che è il profumo principale di quello che è la sfogliatella. Fatto questo impasto, ovviamente necessitava una parte dove poterlo inserire, perché ovviamente non poteva essere servito in questo modo, e quindi si creò in primis uno sfoglio. La sfogliatella nasce come un dolce grande, non un dolce piccolo come lo conosciamo adesso. Era una sorta di grosso raviolone, perché richiamava un po' il cappello della suora, perché abbiamo detto che è stato inventato nel convento di Santa Rosa sulla costiera amalfitana. E questa era la forma base di questa sfogliatella, cioè un grosso raviolone ripieno di questo impasto interno. Col tempo ovviamente la cosa si è evoluta, è stata poi commercializzata. La tradizione vuole che una delle più antiche pasticcere di Napoli, Pintauro, avesse poi tramutato nella forma che conosciamo oggi, da grossa torta a piccola, diciamo, conchiglia, perché quella è la classica sfogliatella, piccola conchiglia, la sfogliatella che noi oggi sappiamo. Per ottenere però quella forma così a conchiglia, abbiamo bisogno di una lavorazione un po' particolare. Lo sfoglio viene reso sottilissimo con dei macchinari, con il laminatoio, viene portato al di sotto del millimetro e viene poi avvolto. Otterremo un grosso cilindro tagliato a fettine, avremo una sorta di girella nella quale andremo a inserire il nostro impasto. Manualmente andiamo a creare e a formare la conchiglia e a dargli quella con la manualità. Riapriamo di nuovo le sfoglie della sfogliatella. Questo è l'impasto precedentemente preparato. Lo andiamo a inserire all'interno, avendo cura di riempire bene anche la parte finale. Viene poi chiusa in questo modo, nel forno poi andrà a dorarsi, perché è lo strutto che farà in modo che creerà di nuovo quella doratura sopra. Se noi potessimo vedere la fase di cottura, andremo a vedere che questa sfogliata quasi frigge nel forno. Nasce quindi col tempo l'esigenza di avere un prodotto più leggero, ed ecco che nasce la sorella della sfogliatella riccia, la sfogliatella frolla, che fondamentalmente è lo stesso impasto interno, solo che piuttosto che essere messo in uno sfoglio fatto tra farina e strutto, viene messo nella più classica pasta frolla, quella per i biscotti. Viene stesa e ne viene fatta una pallina. Viene leggermente lavorata a dispetto della normale operatività sulla pasta frolla, che vuole che non venga molto lavorata. Questo tipo di pasta frolla invece deve acquistare elasticità, quindi viene lavorata, ne viene data una forma a raviolo. E sempre utilizzando le nostre manine, che sono lo strumento ideale per dare la forma ai nostri dolci, andiamo a creare la forma della nostra sfogliatella, la sorella della frolla, della riccia, la frolla. L'eccedenza viene tolta. Ed ecco qui che abbiamo le due sorelle crude, la riccia e la frolla. Guglielmo Mazzaro, da secoli, da quando esistono la riccia e la frolla, i napoletani si trovano in un eterno dilemma, e la domanda io la giro a te: ma i napoletani secondo te amano di più la riccia o la frolla? Noi abbiamo constatato che il napoletano ama anche la frolla, anche se la più conosciuta è la riccia all'estero, per gli altri nel resto d'Italia la sfogliatella è riccia, ma il napoletano ama anche la frolla, perché la frolla ha quella, è come un cuore morbido, è come... è alla sorpresa dentro. È la sorpresa. Ma parlando ancora di specialità che si legano al cuore dei napoletani, naturalmente Mazz, la pasticceria Mazzaro, non è soltanto sfogliatella. Il nostro prodotto di punta è il babà. È il babà che è un prodotto
che dagli ingredienti, insomma, anche abbastanza semplici: farina di grano duro, uova, burro, non c'è latte, lievito madre e zucchero. Con questi semplici ingredienti tutta la difficoltà ovviamente sta nell'amalgamarli. Come dicevamo, l'ingrediente principale è la farina di grano duro, il burro, lo zucchero, le uova, e si impasta solo con le uova. Con tante uova, per ogni chilo di farina abbiamo bisogno di circa un litro di uova. L'impasto richiede molto tempo, il babà va fatto lievitare più volte. L'impasto finito deve avere questo tipo di consistenza. Potete notare l'elasticità del prodotto, che è data da due cose: uno, dalle uova. Le uova devono essere fresche perché devono avere la consistenza. Maggiore la consistenza delle uova, più riusciamo ad ottenere questa qualità dell'impasto, che deve essere, vedete, elastico, ma non si attacca alle mani. Se si attacca alle mani vuol dire che deve essere ancora lavorato, e questo fa in modo che l'impasto, poi il babà, abbia la giusta consistenza all'interno, la giusta quantità di bolle, perché il babà si misura a bolle, che va fatto crescere una prima volta, come avete visto avevo fatto io nella sua terrina, e una seconda volta va fatto crescere poi nel suo contenitore. Il più classico è quello a bicchiere. Lo stampo va riempito per non più di un terzo, perché deve triplicare la sua grandezza. Allora, dicevamo, il babà viene importato dai francesi, e c'è una piccola storiella. Il conte Stanislao Radzinski, che era un principe polacco in esilio in Francia, gli veniva propinato, dato che era in esilio, sempre lo stesso dolce, che in realtà era un panettone, una sorta di panettone con l'uva passa. Un giorno lui, preso dall'ira, visto che gli propinavano sempre lo stesso prodotto, rovesciò tutto quello che aveva sulla tavola, andò del rum su questo prodotto e lo trovò così buono che disse: questo è degno delle mille e una notte, e può essere proprio presentato al cospetto di Alibaba. E da lì nasce la tradizione, dice insomma che nasce il babà, ma in realtà noi sappiamo che è diverso. Ci troviamo verso l'inizio del 1800, quindi non abbiamo frigoriferi, abbiamo prodotti per conservare le cose, avevamo la necessità di conservare questo prodotto che era tipo pane, tipo brioche, e all'epoca cosa potevamo utilizzare? Lo zucchero, quindi veniva utilizzato uno sciroppo di acqua e zucchero e l'alcol, e all'epoca il prodotto alcolico più diffuso era il rum, addirittura utilizzato come moneta per pagare i marinai, per pagare i bucanieri. Quindi unendo questo, uno sciroppo di acqua e zucchero e il rum, abbiamo ottenuto un prodotto, una qualche cosa che ci permettesse di conservare in modo morbido per più giorni un prodotto, un panificato, una brioche. E da lì ovviamente poi sono nate tutte le varie forme, le varie grandezze, e questo è quello che noi oggi otteniamo, insomma, dopo la cottura. Il babà deve triplicare, da questa grandezza deve arrivare a questa grandezza. Una volta poi raggiunta la sua lievitazione, va fatto cuocere almeno per 20 minuti, 20-25 minuti, sui 200-250 gradi, e va fatto il giorno prima, va fatto asciugare, seccare, deve perdere quanta più umidità possibile, perché più umidità perde il babà, maggiore sciroppo assorbe nella fase di di bagno, nella parte di bagno, e quindi assorbe il sapore che deve avere, e poi lo si completa con acqua, zucchero e rum. Un vero e proprio show cooking quello che ci ha dedicato il maestro pasticcere Guglielmo Mazzaro. Ma oltre alla sfogliatella riccia, alla frolla, oltre a questi famosissimi babà, quali sono le altre specialità della pasticceria Mazzi in via Tribunali? Sicuramente la pastiera, che diciamo è il prodotto che, oltre a questo periodo pasquale, noi abbiamo comunque tutto l'anno, perché è un marchio di Napoli. Chi viene a Napoli vuole la pastiera, chi va in Sicilia vuole la cassata, a Napoli porta la pastiera, quindi noi ce l'abbiamo comunque tutto l'anno, ed è anche uno dei nostri prodotti di fondo. Poi abbiamo invece un prodotto particolare che facciamo, presumo oramai forse solo noi a Napoli, si chiama Pontinuovo. È un pasticcetto gustoso da colazione, molto leggero. La parte sotto stante, diciamo, è un cestino di pasta sfoglia, poi c'è un ripieno fatto con pasta di bignè, crema, un po' di frutta candita, viene tutto cotto al forno con delle striscioline di pasta sfoglia e decorato con un chicchetto di amarena, che il tutto potrebbe essere sembrare una cosa abbastanza pesante e calorica, invece è un dolcetto che poi alla fine risulta molto leggero e gustoso anche da mangiare prima di un caffè, prima di una qualche cosa, e quindi è
ottimo, però non è pesante, non è una cosa pesante. Abbiamo quindi appurato che nella vita un briciolo, un pizzico di mazz è fondamentale. Ma quello sempre. I latini dicevano la fortuna premia gli audaci e quindi ci vuole tanto mazz nella vita. E a parte questo mazz che risulta e rimane fondamentale, l'invito di Ivan Mazzaro per i suoi amici qui in via Tribunale, quale può essere? L'invito è siate amanti dei dolci e della cultura, quindi troverete in mazz il vostro amico principale. How long is the list? Is the list of the lips you kiss? Oh, how happy my heart would be if I knew that you love just me. Say it's true, say you do, Catherine.